Svizzera e Germania, viste dal bel paese, sono tra i principali sbocchi commerciali per le nostre produzioni enoiche. Mercati storici, solidi e culturalmente vicini, che, come racconta Stefan Reinhardt, critico di Robert Parker, wine advocate per la Germania, la Svizzera, ma anche l'Austria, l'Alsazia, la Champagne e la Valle della Loira, se da un lato sono grandi importatori, dall'altro vantano una viticoltura ricca e interessante, che va ben al di là dei pure eccellenti Riesling della Mosella. Stefan, se dovessi raccontare il vino svizzero e tedesco a chi non ne sa molto, come lo faresti, partendo dalle regioni e dalle varietà più rappresentative? So let's start because we are in Switzerland. Visto che siamo in Svizzera, possiamo dire che il vitigno più importante in termini di quantità è il Valais, prodotto nell'ovest della Svizzera, quella francofona. Producono circa i tre quarti del vino svizzero. Ci sono comunque in Svizzera altri vitigni autoctoni, come il Petit Arvin, che è un'ottima varietà. I vitigni arrivano fino ai 1000 metri e vanno anche oltre, e questo dà origine a vini speciali. Nella parte tedesca della Svizzera c'è il Pinot Noir, che io apprezzo molto. Poi ci sono i vitigni di Neuchâtel, che crescono su terreno calcareo, senza dimenticare la Svizzera italiana, con il suo Merlot del Ticino, che ci dà vini con uno stile molto diverso dai Merlot che crescono in altre parti del mondo. Vini freschi, alpini, vini che mi piacciono molto. Passando alla Germania, non posso che parlare del Riesling. Certo, la Germania non è solo Riesling, ma sicuramente la varietà più famosa è presente, soprattutto lungo la valle del Reno, che è lunga circa 700 km. C'è poi il Pinot Noir, che ci dà ottimi vini, sempre nella valle del Reno, ma anche lungo la Mosella. Dal vigneto al mercato, che mercato è la Svizzera per il vino e che ruolo gioca il vino italiano? Italy is next door. Gli italiani sono i vicini della porta accanto per gli svizzeri. Qui si beve molto vino italiano, specialmente del Piemonte, ma anche le altre regioni sono presenti, Toscana, Veneto. La cosa interessante che dovreste sapere è che i produttori svizzeri hanno un export molto molto limitato. Vendono all'estero solo l'1,5% della loro produzione, che viene consumata quasi interamente nel paese. Ma non basta. L'altro 50% del fabbisogno viene dall'estero, da Italia, Francia, Spagna. A proposito invece di vino e salute, quindi di health warning in etichetta, tema sempre molto caldo e divisivo, il dibattito, così come le soluzioni individuate, troppo spesso non tiene conto della distinzione tra uso e abuso. E allora come si può promuovere in maniera corretta il consumo di vino? Wine is a cultural product. Il vino è un prodotto culturale, o meglio, i vini di cui parliamo non sono vini per il consumo di massa, sono prodotti artigianali. Il vino è prodotto da migliaia di anni, fa parte della nostra cultura. Non bevi vino perché vuoi sballarti, bevi perché vuoi celebrare il terroir di quel vino, vuoi vedere come il vino esprime quel posto, la gente che ci ha lavorato. Certo, è un prodotto con alcol, non è certo una medicina. Bisogna berne in modiche quantità. Inoltre, per capire il vino, bisogna che tutto sia lento, sia slow, per darti la possibilità di apprezzare ciò che stai assaggiando. Più assaggi e più capisci. Apprendi qualcosa su ciò che stai assaggiando. Non hai bisogno di berti l'intera bottiglia. L'assaggio è una maniera per ricevere il vino, per sintonizzarsi sul vino. Prenditi il tuo tempo e semplicemente celebra l'assaggio. E soprattutto, fai capire che il vino è un prodotto culturale, non è vodka, non è qualcosa da bere tutto d'un fiato per il solo gusto di sballarsi. C'è l'alcol, è vero, ma dobbiamo educare le persone ad un consumo consapevole, proprio perché è un prodotto culturale. Mi rendo conto che non è semplice. It's a difficult thing. Yeah.